Yolanda Zip. Hello everyone! Rieccomi tornata con un nuovo video! Bene ragazzi, sono tornata con un nuovo video di slime dei cinesi che ho comprato in un negozietto sempre nella mia città. Prima di iniziare il video vi voglio ricordare di iscrivervi al canale, mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella come sempre per ricevere sempre le notifiche dei miei video. I miei video vengono caricati tutti i giorni alle ore 14:30, il mercoledì e il sabato anche alle 18. Quindi mi raccomando iscrivetevi per restare sempre attivi e per ricevere la notifica. Vi ricordo anche le date dei miei firmacopie, mi raccomando non li perdete. Comunque, oggi sono tornata con questo video di slime dei cinesini e ho comprato altri tipi di slime e uno squishy, perché è uno squishy a forma di unicorno e non potevo non comprarlo. Però oggi andremo a decapitare l'unicorno, perché voglio unire queste qua ad uno slime. Comunque è tutto una barabacciccicocco, ho voluto fare tutto un insieme. Allora, da quale partiamo prima? Questo qua lo lasciamo per ultimo perché è speciale. Voglio partire prima da questo. Facciamo dallo smile. Lo chiamo smile, ma smile, lo so ragazzi, non sono così stupidine. Comunque dallo smile, perdonatemi le unghie come sempre, ma le devo andare a rifare, perché sapete che io in un giorno registro 3 o 4 video. Quindi perdonate. Allora, apriamolo. Allora, non ha nessun... oh mio Dio, non ha nessun un profumo odore in particolare. Allora, credevo fosse più morbido. Allora, l'apparenza... allora, quante volte ho detto allora? Basta, Yolanda, non dire sempre allora. All'apparenza sembrava molto più trasparente, ma ha un finish, non so se lo notate, è un po' giallino, forse dalla videocamera non pare, ma ve lo giuro che è un po' così. All'interno ci sono dei piccoli glitter, spero si veda. Dei piccoli... oh, mi piace questa ripresa, ragazzi, mi piace molto di più. Ci sono dei piccoli glitter, però lo slime è un po'... Vogliamo provare a fare una cosa? Proviamo a mettere un pochino di glicerina vegetale, ovviamente, all'interno di questo slime per vedere se si ammorbidisce. Allora, ragazzi, se questo video arriva a 15.000 like, a 15.000, vado a fare l'unione di tutti i miei slime di 1 euro e 10 euro. Vi faccio vedere la busta. Guardate qua, ne sono veramente tantissimi. Quindi se il video arriva a 15.000 like, vado a fare l'unione. Un pochettino si è ammorbidito, ma giusto un po'. Ne andiamo a mettere altra di, ovviamente, glicerina vegetale, che si usa anche per i trucchi. Allora, vediamo se si ammorbidisce. Però ragazzi, ve lo giuro, lo slime ha un finish un pochettino giallo. Non lo so. Comunque, veramente stranissimo. Allora, sì, un pochettino si è ammorbidito, ma neanche più di tanto. Mi aspettavo meglio. Devo dire, mi aspettavo meglio. Vedete che appallottolandolo sembra quasi giallo. Vabbè, comunque, così non è neanche male. Qui slime putty clear, non lo so, è strano, però non è male, devo dire. Visto che siamo in tema di questi tipi di slime qui, mi sto muovendo con la sedia, di questi slime qui, apriamo questo qua, che ha forma di aranza. L'ho preso perché c'erano tanti tipi di colori e cose. Comunque, ovviamente sa d'arancia. OMG! Oh mio Dio! È morbidissimo. OMG. Oddio, non mi aspettavo fosse così morbido. Ed è anche molto, molto, molto clear. Arancione mi piace un sacco. Guardate quanto è clear. Sembra quasi miele dalla fotocamera. Ed è molto morbido. Guardate qua quanto è cavolo di Bruxelles. È morbido, che cola. Ed è anche scoppiettante. Oh mio Dio. No vabbè ragazzi, io adoro. Questo qua è il migliore. È migliore rispetto a quello là trasparente. Ovviamente poi fatemi sapere sotto in un commento quale avete apprezzato di più. Wow. Sentite.
Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Molto, molto, molto qualitativo e molto bello questo. Mi è piaciuto. Mi è piaciuto. Non mi aspettavo fosse così carino. Poi passiamo a questo slime. Che ragazzi, c'è. Cioè, dov'è lo slime? Cioè, si vede che c'è dentro. Però, se non ci fosse questa bolla, veramente non ci sembra minimamente. Oh, guardate, OMG. Però, forse l'unica pecca è quella che lo slime non è. Oddio, non è molto slimoso. In che se. Oddio, guardate qua. Oh mamma mia, raga. Oh mamma mia, raga. Cioè, guardate, sembra. Un altro po' sembrano quelli di Snoop Slime. Ragazzi, guardate. Però non l'ho fatto io in casa, ma è comprato. Cioè. Ma la chiarezza di questo slime. Madò. Ma che cos'è? Guardate qua. Allora, oh mamma, ho voluto prendere questo slime perché aveva questi dentro. Però ha una pecca questo slime. Non è morbido, molto morbido rispetto agli altri. Bisogna tirarlo molto, 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 molto piano. Ma veramente molto piano. Perché altrimenti si rompe. Guardate, si rompe. E diciamo che poi, vedete, si spezza subito. È più un putty che un proprio slime, super, super slime. Perché penso sia fatto comunque con la colla, per forza deve essere fatto con la colla. È bello alla vista, è bello a vedersi, ma è strastrano. Cioè, io riesco a fare l'ASMR con questo, però bisogna tirarlo piano 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 perché è molto molto molto, diciamo, fragile come slime. Quindi che voto date a questo? Ah, a proposito, aspettate, devo dare i voti. Allora, a questo slime qua con il sorriso, con questa faccia qui, do un 6 e mezzo. Mentre a questo do un 10, mi è piaciuto davvero tantissimo. Mentre a questo do un 8, 8 e mezzo. Voi che voti dareste? Fatemelo sapere sotto. Allora, questo qua però è bello grande, l'ho pagato 1 euro. Cioè, nel senso, raga, dai, ci sta. Allora, prima di aprire lo squishy, andiamo ad aprire questo, che è uno slime ed è unicornoso, ragazzi. È uno slime bellissimo, unicorno. E l'unicorno dentro si illumina. Ah, pure qua ci sta. Aspettate, che trovo delle difficoltà oggettive. Allora, un'altra volta c'è questo coso che sembra un vasino per bambini. Comunque, come lo slime alieno, ve lo ricordate lo slime alieno? Un alieno per amico. Oggi abbiamo un unicorno per amico. Ragazzi, questo slime, come appunto anche quello dell'alieno, è stramorbido. Allora, vedete l'unicorno? Vedete come si illumina? Sono veramente, mamma mia, orgogliosa di questo slime. È bellissimo. Oddio, meravigliosa. Guardate qua, quanto è morbido. Questo qua è veramente, ragazzi, morbidissimo, come quello dell'alieno. Non so come facciano a fare questi slime così morbidi. Sembrano veramente fatti in casa. Cioè, sembra veramente uno slime fatto in casa. È talmente morbido che addirittura non riesce quasi tutto a togliersi dalla scatola, vedete? È così morbido che trovo difficoltà anche a toglierlo dalla scatola. Però è bello. Sentite. Guardate quanto cola. Poi un voto in più è dato dall'unicorno. Oddio, dall'unicorno dentro che si illumina. Cioè, voto stra iper mega 10 da questa cosa. Adesso rientrerà di nuovo nella sua scatola? Sì, ragazzi, guardate. Oddio, unicorno volante. Eccolo qua. La scatola è questa qua. 1 euro. Allora, adesso, mamma mia, questo qua, nonostante tutto, però è strasoddisfacente perché è talmente trasparente che wow. Allora, adesso c'è l'unicorno. Ta-ta-ta-ta-ta. Ma oddio, è mezzo pieno. Si illumina, anche questo si illumina.
vedete? E c'ha le palline. Vedete come ha le palline questo unicorno? Blablabla. Diciamo che è fatto così così. Puzza molto di plastica, oddio, puzza tantissimo, però è figo. Che ne direste se lo andassimo ad aprire? Lo andiamo a tagliare. Gli vado a tagliare... Oddio, mi fa un po'... Cioè, non lo so, un po'... Un po' pena. Vediamo, uniamolo a questo slime qua. Raga, no, no. Oh mamma mia, ma si sta morbidendo un sacco, vero? Andiamo a prendere la colla e andiamo a metterla. Vabbè, andiamo ad addensare questo slime e vediamo. Allora, raga, ho formato, oddio, ho formato lo slime, ma come sapete le, queste palline, no mamma mia, ok, non riescono a stare proprio dentro, vedete, scappano lo stesso, cioè non lo so come mai, ma non avevo dubbi, il risultato è venuto pessimo. Io spero che questo video quindi vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bellissimo pollice in su, mettete like, raggiungiamo 15.000 like, se li raggiungiamo vado a fare appunto l'unione di tutti i miei slime cinesi. E niente, iscrivetevi, mi raccomando, vi rinnovo l'appuntamento ogni giorno alle 14.30 sul mio canale, nuovi video come sempre, e il mercoledì e il sabato alle ore 18. Vi mando un bacione, un abbraccio e come sempre ci vediamo domani alle ore 14.30 con un nuovissimo video. Bye bye!